politica su Babbo Leo News, analizzando alcuni temi dell'opposizione nel Consiglio Comunale a Genova. Lo facciamo in compagnia di Gianni Crivello, capogruppo dell'omonima lista, che è nostro ospite oggi in studio. Ben trovato, Crivello. Grazie carissimo, buongiorno a tutti. Vorrei partire con lei da un tema che ha sollevato a mezzo stampa attraverso una lettera per richiedere trasparenza sulla Fondazione Change, e in particolar modo la Fondazione Change è la fondazione che ha finanziato le campagne elettorali di Toti nel 2015, di Bucci nel 2017, in particolare dal punto di vista del possibile coinvolgimento tra i finanziatori di Gregorio Fogliani, e che poi sappiamo è finito in un crack finanziario con Qui Group, e comunque con una trasparenza maggiore, per quanto la legge per la privacy non debba obbligare a pubblicare i nomi. Ci aveva provato anche Luca Pirondini, il Movimento 5 Stelle, ci avevano provato mesi fa con la sua lettera. Ha avuto qualche riscontro? Ma per ora ho avuto, diciamo, un riscontro che io considero più che nobile del professor Coletti, che successivamente, sulla Repubblica, che ci diede appunto lo spazio che ringrazio, riprese questo argomento, questa mia comunicazione. Ma io fui stimolato qualche giorno prima dalla Repubblica, se non ricordo male, che fece un articolo ampio a livello nazionale, ricordando che in Italia sono presenti qualcosa come 6.000 fondazioni. Lo spunto lo presero, come lei ricorderà, dottor Agnoletto, dalla fondazione di Open di Matteo Renzi. 6.000 fondazioni, di queste 6.000 il 10%, pensi lei, presenta dei bilanci in assoluta trasparenza. E allora lì, senza nessuna chiave polemica, però io credo che sia un diritto sacrosanto di tutti noi, ma dei cittadini, anche coloro i quali saranno chiamati a votare alle prossime elezioni regionali, quelli di sollecitare una risposta, ma mi pare che il silenzio sia assordante da parte del governatore Toti, perché quando lei giustamente ricorda l'incalzare da parte del collega Pirondini in Consiglio Comunale, che chiese ancora una volta a Bucci conto rispetto alla possibilità che Fogliani avesse in qualche modo condiviso e sostenuto la campagna elettorale dello stesso Bucci, lui rispose, anche se non fu registrata, ma lo sentimo tutti con le nostre orecchie, chiedetelo a Change. E io ho chiesto a Change, però non mi pare corretto, al di là della legge sulla privacy, che naturalmente resta un punto fondamentale. Poi non è che faccio il magistrato o il procuratore, io faccio politica, almeno spero, che tutti sappiano, perché io devo dire anche, ho vissuto un'esperienza, non l'unica, ma quella in particolare delle ultime elezioni, un conto è fare una campagna elettorale con qualche decina di migliaia di euro, e un conto poterla fare con centinaia di migliaia di euro. Penso a alcuni mezzi di informazione, uno in particolare in questa città, insomma, ecco, diventa un confronto più che uno scontro impari, e non mi pare corretto. Su Babbo Leo News siamo in compagnia del consigliere comunale Gianni Crivello a Palazzo Tursi per la lista omonima. Stavamo parlando di trasparenza nel dettaglio sulla Fondazione Change e il possibile coinvolgimento di Gregorio Fogliani o del mondo Qui Group all'interno per finanziare le campagne elettorali di Bucci e Toti. Rimanendo nel tema della trasparenza e possibili finanziatori, alcuni sono emersi, come ad esempio il gruppo Gavio nella campagna elettorale di Toti. Gruppo Gavio, quindi, si va a parlare di concessioni autostradali, e le chiedo se le viene da fare 2+2, visto che la maggioranza in Consiglio Comunale ha bocciato l'ordine del giorno, hanno votato no per una richiesta di impegno al governo sul tema della revoca ad Autostrade per l'Italia. Dall'altro lato poi c'è la cronaca di tutti i giorni con situazioni che anche gli stessi amministratori devono definire critiche, e questa mancanza anche ad esempio del fatto di essersi costituiti parte civile sia Regione che Comune di Genova. Sì, io credo che siano contraddizioni forti. Io penso che tutto sommato, in questo caso parliamo proprio del governatore Toti, ma anche di Marco Bucci, io penso che dovrebbero un po' mettersi d'accordo con se stessi, perché da un lato si leggono dichiarazioni roboanti, affermazioni di un certo tipo. Poi è chiaro che, dottor Agnoletto, lei sa bene che non è un ordine del giorno che modifica o stravolge in riferimento a decisioni così importanti e così delicate come quella della revoca delle autostrade, ma è certamente un segnale politico. Se fosse partito un segnale da tutti il Consiglio Comunale della sesta città d'Italia, quella maggiormente, ahimè, colpita drammaticamente a partire dal crollo Morandi, ma vedo che le questioni naturalmente non si sono
fermate lì il crollo nel ponente. Insomma, se fosse partito quel messaggio sarebbe stato anche un messaggio politico importante. Invece no, è stato netto rifiuto, peraltro di un ordine del giorno che non è che fosse così tranchant. Diceva: invitiamo il governo a valutare seriamente la possibilità della revoca. Ma tornando appunto a quel ragionamento della trasparenza, se io e lei non abbiamo nulla da temere, e allora le cose le comunichiamo in maniera assolutamente chiara, trasparente, perché davvero allora qualche dubbio può venire, no? Quando lei citava Gavio, ma le concessioni, la durata delle concessioni, tu finanzi con 50, 60, 100 mila euro, ecco, tu devi dimostrare, io sono certo che di questo si tratti, naturalmente, che il comportamento e l'atteggiamento nei confronti dei finanziatori da parte delle istituzioni sia esattamente pari a coloro i quali non hanno finanziato, insomma. C'è anche un altro discorso che si intreccia con le concessioni, che è quello della Gronda. Se ne parla da anni e il progetto della Gronda è legato alla concessione ad Autostrade per l'Italia, quindi se si arrivasse a una revoca, quel progetto di Gronda approvato, di Gronda alta, non potrebbe partire. Va detto anche, per dare le giuste responsabilità, che lì la concessione fu data dal ministro Delrio, quindi parliamo del Partito Democratico. E in questo caso però non si sente tanto parlare della possibilità che con la revoca salti la Gronda e viceversa. Sì, ma lei ha perfettamente ragione, perché e non è solo una reazione emotiva la mia, credo di non essere l'unico. Devo dire che Autostrade, nella gestione di questa situazione manutentiva, ha toccato dei livelli che francamente molti di noi, ma forse tutti, inaspettati, per quanto uno potesse non avere molta fiducia nei confronti di Autostrade, perché si potesse arrivare, ma anche nel post Morandi, cioè dopo questa tragedia immane di cui ha parlato tutto il mondo, se abbiamo ancora gli occhi davanti, 43 vittime, il dramma per la città, la regione, il lavoro, i collegamenti, quindi voler proseguire in questo atteggiamento irresponsabile porterebbe davvero a dire tra un secondo revoco. Ma la situazione è davvero molto molto delicata, è un aspetto che va naturalmente preso in assoluta considerazione, che però mette in moto delle dinamiche, dei meccanismi, ad esempio quello che lei citava poc'anzi della Gronda. E quindi una ragione in più per: siamo in ritardo, vanno affrontate queste cose, chi ha la responsabilità perché è stato votato e quindi è al governo delle istituzioni deve essere capofila di queste valutazioni, di queste riflessioni, perché la città, la regione, le imprese, le aziende, i lavoratori sappiano e siano messi al corrente di quello che in effetti, quale scenario potrebbe creare, determinare scelte di questo tipo. Le chiedo un'ultima battuta politica sullo scenario che si sta costruendo dal suo punto di vista per le prossime regionali. Da un lato si sa ci sarà il governatore Totti che proverà a riconfermare il suo mandato per altri 5 anni, dall'altro non si capisce bene chi possa essere il competitor o i competitor, soprattutto c'è il nodo centrosinistra e Movimento 5 Stelle insieme con una lista civica oppure ognuno per sé. Lei sta seguendo queste vicende? Sì, le sto seguendo e ho partecipato anche, diciamo, a questi tavoli del fronte, l'abbiamo definito per evitare, fronte progressista. Io auspico, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, con il quale devo dire ho un rapporto assolutamente corretto, civile, proficuo in Consiglio Comunale, che rifletta attentamente, in questo caso mi riferisco in particolare, se non ho capito male, forse ad Alice Salvatore, che mi pare sia quella più propensa forse a valutare situazioni alternative che non siano quelle di un'alleanza col centro-sinistra, perché capisco che ognuno possa pensare di più forse al proprio orto, ma l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, col fronte progressista, può davvero creare le condizioni perché il centrodestra torni a casa, perché al di là dei red carpet e delle cifre ballerine per quanto riguarda le feste, che naturalmente sono anche apprezzabili in piazza, ma che passano da 40 a 100 mila, 15 mila, una battuta, a Milano dicono che in piazza del Duomo fossero 20 mila, ora che in piazza dei Ferrari potessero essere 40 mila ma anche 15 mila, ma al di là di queste battute, credo che un'alleanza seria, con un programma serio, con un candidato che per quanto mi risulta ad oggi non c'è ancora, potrebbero crearsi le condizioni davvero perché
il centrodestra torni a casa, e evitando quindi queste scene che hanno molto molto di effimero e poco di concreto, la Liguria possa tornare a essere governata seriamente, maggiormente con impegno, con una fase, diciamo, di programmazione progettuale e concreta, che in questi 5 anni decisamente, guardi, mi vengono in mente, poi chiudiamo, mi vengono in mente questi aspetti anche delle terapie, delle radioterapie, che se ne parla poco, ma è una roba che nel 2020 grida vendetta. Grazie per essere stato con noi, a Gianni Crivello, Matteo Agnoletto, Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Babbo Leo News, cosa succede in Liguria?